Dio presenta al popolo di Israele un luogo ben definito dove andare a riscuotere, a prendere la sua benedizione. C'è un luogo ben preciso, c'è una condizione ben precisa richiesta affinché la benedizione di Dio possa essere da noi ricevuta, ed è questo il luogo dell'ubbidienza. Bisogna essere al centro della volontà di Dio per poter usufruire della benedizione del Signore. La benedizione di Dio non è il successo della nostra carne. La benedizione di Dio è qualcosa che Dio ha preparato. E sappiamo che in ogni luogo, in ogni situazione in cui noi ci troviamo, la benedizione del Signore non mancherà mai di essere riversata sulle nostre vite. La benedizione del Signore arriva dall'alto e ci raggiunge. La benedizione del Signore è meravigliosa e ci porta ad essere veramente trasformati nell'intimo. Dio ha operato una benedizione straordinaria in Cristo Gesù. Quando parliamo di salvezza, quando parliamo di perdono dei peccati, quando diciamo che siamo stati riconciliati a Dio, vuol dire che il Signore ha benedetto e sta benedicendo la nostra vita. La benedizione di Dio non si può racchiudere solo nel benessere della nostra vita terrena. Nelle ricchezze Dio provvede ogni cosa. Non c'è benedizione senza l'ubbidienza alla parola di Cristo. Che la benedizione di Dio possa produrre i suoi effetti nel nostro cuore. Una maggiore consacrazione, una maggiore santificazione, un maggiore desiderio di conoscere le Scritture per capire cosa Dio vuole dalla mia vita. Dio era fermamente deciso di benedire questo popolo. Dio aveva il progetto, il desiderio che questo popolo potesse essere una vera testimonianza per tutto il pianeta, per tutto il mondo di allora. Non vuole Dio la stessa cosa per quanto riguarda la sua chiesa, la sua sposa? Non siamo stati lasciati sulla terra affinché noi predichiamo Cristo e rendiamo testimonianza a questo mondo di tenebre? Non siamo definiti luce di questo mondo affinché noi possiamo brillare in un mondo di tenebre? Abbiamo un mandato da poter ottemperare, ma è necessario essere al centro della volontà di Dio affinché possiamo fare ogni cosa sotto la sua benedizione.